Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ragazzi, oggi outfit semplice ma veramente carino. Sono usciti nuovi vestiari del nuovo aggiornamento di Dax, quindi perché non farlo? Quindi andiamo direttamente su Jeans Designer e ci mettiamo questi numeri 2, ragazzi. Una volta che abbiamo messo i jeans, possiamo passare alla parte alta e ci andiamo a cercare i cardigan. E ci sono anche qua quelli nuovi, ragazzi. Non guardate il paracadute perché si è buggato dall'outfit precedente, ora poi lo levo. E ci mettiamo, raga, questa maglia qua, questo cardigan qua, il numero 6. A questo punto, una volta fatto ciò, possiamo pure andarci a rifare paracadute, ragazzi, gli occhiali, gli accessori, tutto ciò che abbiamo, se ce l'abbiamo, e poi andiamo a metterci le scarpette. Io ho optato, raga, per gli stivali e andremo a mettere questi, i numeri 69. A questo punto possiamo passare alla parte alta di nuovo dell'outfit e andiamo a cercarci le maglie da trafficante. Una volta che abbiamo trovato le maglie da trafficante, dovremo andare a metterci la seconda, quella sabbia, ragazzi. Adesso, una volta fatto ciò, dovremo andarci a salvare l'outfit così com'è. Mi raccomando, raga, salvatelo o nel primo slot o nell'ultimo slot. È fondamentale per fare poi lo switch nell'attività. Quindi, fondamentale togliere tutto dalla testa e una volta che l'abbiamo salvato, ci andiamo a cercare i completi, le tute. E una volta che abbiamo trovato il completo, le tute, raga, andiamo a cercarci quella dello scienziato pazzo. Importante che abbia la maschera, se la piete gialla, bianca, nera, non cambia nulla, perché tanto noi buggeremo solo la maschera. Una volta fatto ciò, ce ne andiamo al cannocchiale. Una volta arrivati, corriamo verso il cannocchiale, schiacciamo freccia destra e tiriamo premuto il menu interazione o touchpad se giocate da play. E andiamo a selezionarci l'outfit che stiamo facendo. A questo punto ci metterà la maschera, raga. Prendiamo un qualsiasi veicolo e andiamo a salvare l'outfit. Una volta salvato, e mi raccomando, sempre o nel primo o nell'ultimo slot, apriamo il nostro menu di pausa e ce ne andiamo ad avviare un lavoro da titano tramite Start Online create da Rockstar Missioni, un lavoro da titano. A questo punto, una volta che siamo nell'attività, l'andremo ad avviare normalmente, ragazzi. E una volta che saremo spawnati dentro il lavoro da titano, dovremo recarci all'ammunition più vicino. A questo punto andiamo a salvarci l'outfit e lo sovrascriviamo sempre o nel primo o nell'ultimo slot. Capiamo se stia facendo giusto perché non avremo il busto visibile, ragazzi, come a me. A questo punto, una volta fatto ciò, possiamo tranquillamente decidere l'outfit da cui prenderemo o la cintura o le spalline, ragazzi. Allora, io userò questo outfit qua, mi porterà la cintura. Voi potete usarne un altro che abbia già la cintura, oppure quelli già del gioco, tipo quello dello spazzino, raga, che porta quello con lo straccetto, o quello del colpo che porta quella con la chiave, eccetera eccetera eccetera. Se volete potete decidere anche di usare il completo, quello da racing, e vi porterà le spalline e la cintura da racing. Quindi a questo punto o voi o un vostro amico vi fate invitare nell'attività merge, link in descrizione, raga, come sempre. E una volta che saremo all'interno della lobby dovremo mettere completi salvati come sempre. Una volta che siamo arrivati in questa schermata degli outfit, chi ha messo il completo nel primo slot farà una volta a destra, chi l'ha messo nell'ultimo farà una volta a sinistra. L'importante è che vi mettete questo outfit che stiamo creando. A questo punto andiamo ad avviare l'attività normalmente. Una volta che siamo spawnati dentro l'attività, raga, niente di più semplice, la dobbiamo quittare. Quindi AXA per chi gioca ad Xbox e X quadrato X per chi gioca da PS, aprendo il telefono ovviamente, raga. Una volta che siamo rispawnati poi in free mode, cosa dobbiamo fare?
Diventiamo ragazzi membri della Sicuro Server o dell'MC e una volta fatto ciò ci andiamo a cercare un veicolo. Una volta che siamo davanti al veicolo ci saliamo sopra, apriamo il nostro menu interazione, andiamo sullo stile dell'organizzazione, lo mettiamo, lo togliamo e scendiamo e sbadabam ragazzi. Non mi chiedete perché sta rimanendo quella cintura che dovrebbe non rimanere ragazzi, ma purtroppo questo è un account di quelli moddati e tutto è fattibile. Quindi a questo punto non ci resta altro che andarci a salvare l'outfit. Quindi andiamo in un negozio e andiamo a salvarlo. Salvatelo ora dove vi pare e piace ragazzi, non è più un problema. Adesso ci mettiamo un paio di guanti, ci mettiamo qualcosa in testa e finiamo l'outfit. Io raga ho deciso di sbatterci sulla testa la bandana, questa qua, quella chiara, si abbina alla fantasia del vestiario e mi piaceva, quindi selezioniamo la bandana e andiamo subito a metterci anche un paio di occhiali che sono usciti quelli nuovi, quindi andrei subito su quelli casual ragazzi e ci sono questi qua, guardate che carini che sono, decidete voi quali mettere, ora ve li faccio vedere un attimo tutti, però io alla fine andrò a mettere quelli bianchi, farò tutto in tinta ragazzi. Dopodiché non potevamo farci mancare i guantini. Ho provato a metterci, raga, qualcosa, ma non ci fa mettere nient'altro. L'unica cosa che potete fare, se volete, è metterci il beige al collo. Come fate? Vi lascio il link in descrizione, ragazzi, qua sotto. L'ho fatto uscire qualche giorno fa, qualche settimana fa, non mi ricordo esattamente, magari qualche giorno esagerato, ma circa la settimana scorsa. A questo punto ragazzi lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale, supportate il secondo canale se vi piacciono le esplorazioni e chissà cos'altro mi può passare per la testa di iniziare a fare. Bella regà, alla prossima. Sbada bam.